Yuhu! Ciao! Oh cazzo! Oh cazzo! Vaffanculo! Non volevo! Non volevo! Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io, il vostro Raccoon, il Procione. Siamo qui per il quarto episodio del walkthrough su Destiny. Sono curioso quanto voi perché la scorsa missione, se vi ricordate bene, l'avevo già fatta e per errore l'ho dovuta rifare. Però questa per me è del tutto nuova. Teoricamente dovrei andare qua, penso. Livello 4. Dovrei esserci, sì. La mente bellica. Va bene, vediamo che cosa ci riserva il gioco come sorpresa. L'avanguardia dice che i caduti stanno analizzando tutti i macchinari del cosmodo. Comincio a pensare che non sia un semplice saccheggio. Quello che cercano, lo dobbiamo trovare prima noi. E ho l'impressione che sia qualcosa di importante, perché altrimenti non ci manderebbero lì a cercarlo. Rilevo intensa attività di caduti nei pressi della spiaggia dimenticata. Ma è a chilometri da qui. Ehi, i guardiani avevano stabilito una rete veicolare. Ci sincronizziamo ed evochiamo un mezzo di trasporto. Andiamo. Ragazzi, quell'engrama che ho trovato la missione scorsa era un fucile di precisione. Questo fucile di precisione, ok? Che fa... quanti danni fa? 72, potenziato va a 79. Questo one shot. Boom! Se lo beccassi... ah, tre colpi? Brutto, brutto, brutto. Questo è brutto. Ok, ho recuperato un po' di munizioni per la speciale. Che poi, non so se avete notato ragazzi, ma è sempre la solita mappa in cui si parte. Però bisogna sempre andare in posti diversi. E il bello è che io atterro anche in posti diversi. Eppure atterro sempre nel solito luogo. Non so se definirlo bene o male, mi sa più male, perché varietà di mappa è per ora nella storia zero. Ok, là c'è un tizio. Ah, vi ricordo che ancora io sto giocando senza gold, eh. Senza. Che poi, ecco, preciso, no, smetto di giocare una cosa per dirvi questa. Ho letto, sia sulla confezione del gioco, sia su internet, che non è vero che per giocare a Destiny bisogna per forza avere il gold. Si può anche fare senza gold la storia, però comunque bisogna essere connessi a internet. Per esempio io adesso ho l'Xbox connessa con il cavo Ethernet al router, perché la mia non si connette Wi-Fi, è la vecchia Elite, ok? Non è la Slim. E, però non ho il gold. Io sto giocando lo stesso, quello che non posso fare è giocare online a tutti contro tutti o tutte le modalità lì. Quello non lo posso fare, ovvio. Però la storia la posso fare lo stesso. Ecco il collegamento alla storia. Vai. Codifica stati coincidenti, scompattamento vettori. Siamo collegati. Ottimo. Nuova carta Grimorio. Se usiamo il pastore, un nuovo destriero. Saremo una spiaggia dimenticata in un lampo. Allora, che dice? Per entrare in modalità navigazione... sì, vabbè, questa qua l'avevo già scoperta. È quello che vi volevo far vedere al video scorso, no? Il Ghost... famoso Ghost di Halo, che l'hanno reintrodotto anche qui, con l'accelerazione, ovviamente. Wow! Si può investire la gente? Sì, ma non è che faccio anche... aia, 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 aia. Ok, aia. Fatemi riprendere fiato, tranquilli. Tanto questo affare non spara. Credo. Spara? No, questo qua è il freno. Non dovrebbe sparare questo affare. Ho
riesco a capire dove ci stia mandando, francamente. E siccome in queste zone io non ci sono mai stato, ho anche un po' di paura di ciò che potrei incontrare. Si sa, no, l'uomo ha paura dell'ignoto. E questa ne è la prova lampante. Nel fiume non è che c'è qualche scatola, perché ho trovato scatole disseminate ovunque, ragazzi, nei posti più impensabili, in delle grotte che non erano neanche segnalate, proprio zero. Eppure lì c'erano delle scatole anche con delle belle armi dentro. Però là che cos'è, una grotta? Parrebbe di sì. Un'altra grotta segreta. Cosa vi dicevo? Cosa? Oh! Sarò veggente? Un altro pezzo di armatura più 131. Bene, bene, bene. Allora, dell'armatura... questa mi protegge 43, questa nuova 28. No. Proprio non ci siamo. No, 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 no. Ah, continuiamo. Sempre tenendo gli occhi aperti sulle grotte, perché... abbiamo avuto la riconferma di ciò che vi ho detto prima. Ci avviciniamo alla spiaggia. I caduti stanno usando degli amplificatori di segnale. Vediamo cosa trasmettono. Ma dobbiamo proprio? Eccoli lì. Ah, lì c'è un raiello. E vaffanculo, headshot. Oh, oh, munizioni. Tante munizioni. Tante munizioni. Anche un'arma. E muori. Facciamo un passo per volta. Dobbiamo andare in uno, due... due, eh sì, due punti. C'è scritto anche lì in alto, Federì. Chi è che rompe il cazzo? Rompi poco le balle. Ti riduco un colabrodo. Ma vaffanculo. Oh, una grotta. Una grotta. Mi sa che muori, eh. No, era dietro la roccia. Bene. Dammi le munizioni, ma... allora, nella grotta dovrebbe esserci una scatola, perché in tutte le grotte ci sono scatole. E a meno che questi non rompano le scatole dovrebbero esserci. Perché non le hanno rotte. Ma a quanto pare non ci sono. Evidentemente rompono le scatole questi. Che rompimento di scatole. Vabbè, tiriamo a dritto. Qui niente di interessante, suppongo. Ah, lì c'è un misero livello 21, poverino, già. Lui ci ha nerdato poco a questo gioco, infatti. No, noi lanciarazzi. Sì, perché ho anche il lanciarazzi, ragazzi, non so se... vediamo se a fare headshot col cecchino lisciotto. Parrebbe di sì. Quasi 1000 danni. 976 danni, per essere precisi. Ma non t'ho ammazzato poco fa, te! Ah, ma non sei il solo, ecco perché. Siccome tanto devo fare punti, lasciatevi uccidere e basta. Che palle. Mi stanno allungando la missione in una maniera allucinante. Dai, allora, andiamo al sodo. Devo andare lassù. No, niente bombe. Maremma, ma è così che accogliete gli ospiti dalle vostre parti? Mamma mia. Scatole, scatole, sto diventando uno scatola dipendente, ragazzi. Con tutto quello che ci ho trovato dentro, sto veramente diventando uno scatola dipendente. Oh merda, dall'altra parte. Fuori uno. No! Fuori due. Fuori tre. Ah, c'è pure il capitano, è giusto, è giusto. Ed è giusto pure che le granate rimbalzino ad minchium. Si vola! Yeah!
Yeah man, yeah bitch. Sei forte solo te, sei forte solo te, solo te, solo te. Io non posso sperare di eguagliarti. Perché te sei il pro qua, mica io. Se avete sentito uno strano rumore era il mio stomaco che brontolava perché è quasi ora di pranzo. O meglio, sarebbero le 2, quindi sarebbe ora di pranzo. Io ancora non ho mangiato. Ma sono qui per voi, ragazzi, lo faccio per voi questo. E anche per me, che perché è un gioco che mi incuriosisce, quindi. Un segnale distorto. Non dei caduti. Controlliamo l'altro. Scusa, oltre ai caduti chi c'è? Non ho ancora incontrato nessuno oltre ad alleati miei e caduti. Dai, scatole? Scatole? No. Non ci sono scatole qui. Che delusione. O te? Ah, è capitano, bene, mi tolgo dalle palle perché non ho voglia di sprecare colpi con te. Vabbè. Ecco, poi in giro si trovano questi affari da rianimare che non ho capito il senso, francamente. Poi a un certo punto prendono e spariscono. Vabbè. Cioè, letteralmente saltano in aria. Però vabbè. È un'area che, area che andrebbe analizzata palmo per palmo. Perché secondo me si nascondono dei veri e propri tesori in mezzo a tutte ste rovine. Il problema è che nel walkthrough non posso permettermi di perdere tempo a fa sta roba. Salve, capitano desta minchia. Marimma miseria. T'avrò ammazzato adesso. Dimmi chi sono questi altri, vai. Stessa trasmissione. Eccoci. Entrambi sono collegati all'osservatorio celeste. Controlliamo. Controlliamo, eh? Quindi devo tornare indietro? No, quello che posso fare è prendere la scorciatoia. Visto che la posso evocare come quando mi pare. Diamo una bella sgassata. Tanto è questo l'osservatorio, no? Yuhu! Allora, sì, è qua che devo andare. Si fa molto più in fretta con questo affare. Molto, molto più in fretta. Cioè, la mia pancia sta brontolando come se fosse in gabbia. Scusate per gli effetti sonori, ma non è colpa mia. Scatole, scatole, scatole. No, no, niente scatole. Se le trovo, va bene. Cercarle, no, sennò perdo tempo. Rientro limitato, eccolo qua il boss. Chissà che boss è. Oh merda. Ah no, merda una sega, questi muoiono subito. Perché ho detto merda? Queste volgarità. Yuhu! Ciao! Oh cazzo! Oh cazzo! Vaffanculo! Non volevo! Non volevo! No, te ne devi andare a cagare! Non ti avvicinare! Sei brutto! Puzzi! Mare, ma quanti siete? Toh! Potevo fare collateral. Vabbè, un altro capitano. I capitani sono dei codardi in me. Finché c'hanno lo scudo, sono lì a spararti. Appena gli togli lo scudo, oh, se la danno a gambe come fossero conigli. Perché sono scarsi? In realtà sono scarsi. Sono soltanto tosti a essere buttati giù, ma sono scarsi. Corazza da campo tipo 2. Mi serve? Questa 35, questa 38, sì, potrebbe servire effettivamente.
Qui c'è un'altra arma, 64 di danno. No, preferisco quell'altro, francamente. Qui... Cos'è sta roba? Ah, vabbè, la store. Ah, vabbè. Niente. Ok. Mi tocca fare una speedrun perché sta missione sta durando veramente un bel po' di tempo. I caduti lavorano a qualcosa in fondo alla stanza. Eccolo qua, quello invisibile. Vaffanculo. Mi tocca andarci di attacco fisico, ti rendi conto? Un altro capitano. E un altro ancora? Quanti sono? Farei scherzetto di fo... Adesso! Anche a lui. Dai, dimmi che è sta roba. I caduti cercano di accedere a queste macchine, ma qualcosa reagisce. Non possiamo distruggerlo. Ci vorrà tempo. Adesso non gli tiro una gra... Oh, cazzo, chi era quello? Altra gente? Ah, ecco perché mi ha detto ci vorrà tempo, perché gli devo prendere io tempo. Bastardo. Sta musichina che c'è di sottofondo pare quella del film degli Avengers. Te. Io sono più forte di Thor, Iron Man, Hulk. Che puttana, vuoi adesso un vi tiro un razzo ora come... Oh, ditemi se non è una canzoncina degli Avengers, porca miseria. Sta granata prima di ricaricarsi. No, te non gli spari a lui. È il mio pupillo. Tac, è finito. Vaffanculo, ora ci salti in aria però, eh. Cioè, ho beccato in testa un tizio di granata. Quel tizio, fra l'altro. Che è dietro al muro. Dai, si può sapere quanto ti manca. Che miseria. Sono sicuro lì c'è pieno seppo di munizioni, ma no, queste non sono munizioni. Queste sì, lo erano. Porca vacca. Quanto ti manca, Ciccio? Dimmi qualcosa, dammi una cifra. Chi è da palletico sto tizio però, eh? Ipertecnologico non sa fa una sega. Ma devo fare qualcosa io. Che devo far fuori tutti per caso, dimmelo. Almeno di regolo. Fuori tutti! Porca troia!
riscatto tutto quello che hanno rubato. Era l'ora. Era la fucking ora. Non hanno preso molto. Complice il firewall. È russo. Dell'antica terra. Missione finita, ragazzi. Questa qua era una missione di livello 4. Io sono a livello 8 e ho avuto difficoltà a finirla. Una mente bellica è sopravvissuta al crollo. È Rasputin. Una IA creata per difendere la terra. Rasputin. Ha fatto l'oscurità e sopravvisse. Ok. Sta ancora proteggendo qualcosa qui nel cosmodromo. Dobbiamo metterci in contatto con lui. Ma dove sei? Vabbè, comunque. Missione finalmente finita, ragazzi. Se vi è piaciuta lasciate un like. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Prossimo episodio. See you later.